La differenza è che a Palermo, a Catania non si erano consumati i delitti eccellenti, si uccidevano tra di loro. Decidono però di uccidere Fava perché devono da un lato dimostrare la loro forza, ma soprattutto non possono tollerare che ci sia qualcuno che sveli, porti a conoscenza, informazione e trasparenza, cos'è veramente il potere mafioso, quali sono gli intrecci che vanno a costruire questo network criminale che è la mafia. Decidono di ucciderlo e Santa Paola, che subito dopo l'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa era entrato in latitanza perché fino a quel momento girava per Catania liberamente come fosse un normalissimo cittadino e invece era il capo dei capi. Io ricordo di aver incontrato un poliziotto che piangendo mi disse, proprio pochi giorni prima di questi episodi, piangendo mi disse: lo vediamo Santa Paola girare per le strade, dobbiamo voltarci dall'altra parte perché abbiamo ordine di non arrestarlo. Poi lui andò in latitanza perché dopo l'uccisione di Dalla Chiesa si cominciò ad indagare. Si ritenne che Santa Paola potesse essere tra i mandanti gli esecutori dell'omicidio Dalla Chiesa. Quindi Santa Paola è costretto ad uscire dalla società civile e andare in latitanza e si fa ospitare in casa in provincia, no, anzi proprio a Siracusa. A Siracusa, in casa della compagna di un altro delinquente, tale Mangion. Quindi a Siracusa c'è Santa Paola in casa della signora Italia Amato, che sarà testimone fondamentale per noi nel processo, perché diventerà collaboratrice di giustizia e racconterà. Un giorno appunto Santa Paola manda a chiamare questo suo nipote Aldo Ercolano e gli dice: Fava va ucciso e va ucciso subito. Ercolano gli dice: non mi mettere premura perché non è un delitto da quattro soldi, dammi il tempo. E lui risponde: ci riferirà Italia Amato, non abbiamo tempo perché sta svelando il vero intreccio della mafia e quindi non ce lo possiamo consentire più. Quindi in esecuzione di quest'ordine dato da Santa Paola si cominciano a fare le prove generali del delitto, perché la mafia fa così. Quindi Fava comincia ad essere seguito di giorno e di notte dalla redazione, quando va a casa sua, quando va dalla figlia, perché lui amava moltissimo questi suoi figli, questa nipotina. Fava, oltre ad essere un importante giornalista, era uno scrittore, un drammaturgo, ha messo in scena moltissimi importantissimi lavori teatrali, era anche un ottimo pittore. E quindi, per esempio, aveva la nipotina che recitava una piccola parte in una sua opera teatrale che davano allo Stabile, e lui andava la sera a prenderla, infatti lo uccideranno davanti al Teatro Stabile. Si costituisce un primo commandos in cui Ercolano, diciamo così, questo Aldo Ercolano, che sta tuttora in galera per fortuna, ma i suoi figli non tutti, e cominciano a seguire Fava e si comincia a progettare questo omicidio. Provano una prima sera in un ristorante, erano lì pronti con una macchina, armati fino ai denti, salgono al ristorante, lui era lì con la moglie, ma c'era troppa confusione, hanno paura, quella sera non fanno il delitto. Voi mi direte: ma tutte queste cose lei come le sa? Le so perché a un certo punto
un tale Avola, un ragazzo molto giovane come voi, poco più grande di voi, forse un anno, forse due anni, forse no, a un certo punto parlerà e dirà di essere stato parte di quel comando. E quindi racconterà la preparazione di quel delitto e poi racconterà minutamente l'episodio, come si è svolto tutto quello che precede immediatamente l'esecuzione del delitto. Si mettono in due macchine, sono cinque persone, si armano fino ai denti, prima provano le armi, trovano che ci sono alcune pallottole umide, vanno a cambiare le pallottole a casa di uno zio. Quando sono pronti pronti se ne vanno davanti alla redazione, saranno le 8 di sera, dei siciliani dove Fava lavorava con i suoi ragazzi, e lo aspettano. La redazione era fuori dalla città. Quando Fava esce con questa sua vecchia macchina, lo seguono, le due macchine con le cinque persone, e lo seguono fino al teatro. E mentre lui sta levando la chiave, perché va a prendere la nipotina, no? È finito, nel frattempo sono le 10:30, è finita l'opera teatrale. Lui va a recuperare la nipotina e la porta a casa della figlia. Quando sta uscendo la chiave dal cruscotto, Ercolano, con la pistola in mano e circondato da altri due, gli spara alla testa e lo uccide. Quando Avola racconta agli inquirenti 10 anni dopo, 10 anni dopo la commissione del delitto, fino a quel momento non si riusciva a cavare un ragno dal buco per sapere chi l'avesse ucciso, a un certo punto Avola comincia a parlare, perché viene arrestato per un reato minore. Siccome però viene ricostruita la sua appartenenza a Cosa Nostra, Avola ha davanti a sé due strade: o collaborare e provare a rifarsi una vita, o restare per sempre in carcere, perché nel frattempo avevamo fatto tutta la normativa a favore dei pentiti, eccetera eccetera. Decide di parlare. Quando racconta l'omicidio Fava, la prima domanda che gli pongono gli inquirenti è: dice, scusami, bello gioia, ma tu così ragazzino vuoi dirci che eri nel comando che uccideva Fava per un delitto eccellente? Ma questo nella mafia è una cosa rara, perché tu stesso dici che il capo del comando era il braccio destro, no? Di Santa Paola, Ercolano, che poi c'era il nipote di Santa Paola, Antonio Santa Paola, cioè stai parlando che gli altri componenti del comando erano tutta gente di onore, e tu così giovane dici di avere fatto parte del comando. O ce lo dimostri o non ti crediamo. A questo punto Avola parla e dice: non è stato facile per me guadagnare di poter fare parte del comando che ha ucciso Pippo Fava, ma io in quel periodo della mia vita ero impazzito. Perché siccome questi mi dimostravano che io potevo diventare all'improvviso, da che ero uno che non valeva niente, potevo diventare un uomo troppo importante e temuto, e io a tutti i costi volevo, perché voi sapete che la mafia è un'organizzazione piramidale, no? Per andare ai vertici devi fare fatica, no? E io volevo farla presto questa strada dentro la mafia per acquisire, e quindi io mi sono mostrato disponibile a dimostrare che ero uno capace. E allora fui chiamato proprio un'organizzazione mafiosa tutta una, dal capo di Cina,
tra l'altro di un quartiere che è vicino al posto in cui abito, tutto si svolgeva presso un distributore di benzina al quale andava a prendere la benzina quasi tutte le sere lo stesso farlo, perché restava, era uno all'epoca dei pochi distributori di benzina notturni, ora sono tutti aperti 24 ore, ma all'epoca era difficile. E invece lì avevano loro un punto di riferimento molto importante, ed è lì partì il comando. E Aula era di quel quartiere. Quindi il capo decina di quartiere gli dice: va bene, ma fai così lo spavaldo, così il furbo, dimostra di essere capace. E se lo dimostrerai, avrai il tuo compenso, che era partecipare a un delitto importante. E gli dicono: devi darci una prova forte di coraggio e di dedizione all'organizzazione. Qual è il tuo migliore amico? Tale Marchese, con il quale, anche lui figlio di un mafioso, con il quale veramente erano vissuti dall'infanzia come fratelli. Beh, lui, lo sappiamo che lui è il tuo più caro amico, è coetaneo. Lo devi uccidere. Se hai la forza e il coraggio di uccidere lui, allora avrai dimostrato. È Avola che racconta. E quindi io, che ero un pazzo, lo incontro, gli do appuntamento come facevamo sempre per l'indomani mattina, dove ci vedevamo, che era una casa mezza abbandonata, dove c'era un giardinetto con tanto, tanto deposito di vecchie cose, c'erano copertoni abbandonati, di camion, no? Tanta brutta roba. Noi ci vedevamo sempre là a giocare, a fare le nostre bravate, gli do appuntamento per l'indomani lì. Ci incontriamo, giochiamo e poi io gli dico di mettersi dentro uno di questi copertoni. Lui lo fa perché siamo nel gioco e lì gli do fuoco. E guardo fino a quando lui non muore. Racconta Avola, questo naturalmente mi guadagnò, mi fece guadagnare il diritto a partecipare all'omicidio Fabio. Però dice queste parole che noi riportiamo nel processo, le dico signor giudice, che in quel momento si è bruciata la mia anima. Da quel momento avrei potuto commettere qualunque cosa e non avrei provato più dolore. Ragazzo esatto come voi, fra l'altro bello, giovane, la sorella è un medico, non vi sto parlando, capito? Allora, questo è l'episodio che lui voleva che io vi raccontassi, questo è il senso con il quale io voglio dire: non è possibile, no? Restare indifferenti. Se nella vita di un adolescente può accadere questo, e nessuno se ne accorge, non c'è una scuola, no? Forse quello non andava a scuola, aveva smesso di andare a scuola, non c'era neanche una scuola che se ne potesse accorgere, la sua famiglia era già là dentro. Allora, se questo accade, e questo accade, perché tra mafia, camorra, 'ndrangheta sono centinaia di migliaia di adolescenti come voi che fanno parte del loro esercito che spadroneggia nei quartieri, che il venerdì e il sabato sul motorino spacciano droga davanti a tutti a Catania, avete capito? Allora dice spacciano, pazienza, giriamo la testa dall'altro lato. Quello si fa, e pazienza, e giriamo la testa dall'altro lato.
quello fa il bullo e si sente importante e giriamo la testa. Oh, ma quando, dov'è l'innocenza in questo girare la testa? Non giriamo la testa. Vi dico di più. Siccome non è buono che noi siamo costretti a parlare di tutto questo e dobbiamo fare sì che in questo nostro paese, in questa nostra Italia, nella mia Sicilia vi sia sempre meno bisogno di parlare di queste cose, per ottenere questo risultato che è un risultato troppo importante, e ci dobbiamo mettere in movimento, ragazzi. Attacchiamoci le scarpe strette, sai quando uno deve correre e si attacca le scarpe strette per non lasciarle per la strada, bravo, perché restare a 10 minuti non è buono, che uno poi ci fa male. Attacchiamoci le scarpe strette e qualche cosa facciamo, ognuno di noi faccia quella, qualche piccola cosa, non lo so, ma se ci riflettiamo, ognuno di noi qualche cosa può fare, e siamo attivi nella scuola, e siamo attivi nel nostro comune, e proviamo ad essere un po' più solidari nel nostro quartiere, e diamo una mano d'aiuto a chi ne ha bisogno, ma porco di un cane, qualche cosa facciamo. Perché altrimenti quattro da soli non ce la fanno. Mi spiego quello che voglio dire. In tanti ognuno fa una piccola cosa, non è neanche faticoso. E produciamo cose straordinarie se siamo in tanti. Ma altrimenti succede come è successo in Sicilia, che quando si alzava uno e denunciava, dopo un poco l'ammazzava, quando si alzava uno e faceva e dopo un poco l'ammazzava. Vi ricordate cosa diceva Falcone? Prima di uccidere ti isolano. Ecco, allora noi dobbiamo evitare l'isolamento, dobbiamo stringerla questa rete. La chiamiamo rete di partecipazione? Sì, è la rete della partecipazione attiva, è la rete della cittadinanza attiva. In fondo, anche qui, se vogliamo riflettere banalmente, semplicemente, anzi non banalmente, semplicemente. Oggi siamo qua perché? Come mai siamo qua a sentire la vecchia gallina venuta da Catania? Perché c'è una regione che in base al suo piano anticorruzione per la trasparenza ha previsto che dovessero essere coinvolte anche associazioni di cittadini. Perché c'è un'associazione di cittadini, quale quella che ha parlato all'inizio e che continuerà a parlare dopo, o anche di lei, sindaco, se ne vada così poi parlo anche di lei, se ne vada così non, lei non si inorgoglisce tutto e così ne parliamo più liberamente. Perché c'è un'associazione di cittadini che ha un rapporto con la regione e dice anch'io voglio fare la mia parte in questo percorso. Perché c'è una scuola che dice sai che c'è, bello, che li porto gli studenti, forse è utile per i miei studenti portarli là. Guardate quante scelte, quante persone che scelgono. Perché ci siete voi qua che potreste alzarvi, andarvene dietro quella porta, invece state stando seduti qua. E il valore di questo vostro gesto è un valore inestimabile. La vostra attenzione, il vostro sguardo, l'esserci qua con il vostro corpo e con la vostra mente. C'è un sindaco che si piglia la briga di dire sì, il mio è un comune che ha una storia di cittadinanza attiva, io voglio proseguire questa storia, ci sono funzionari, segretari comunali, gente che viene qua, si spende e dice voglio stare perché questo è un momento importante. Allora, per dirla nella sincerità, quello che penso io vi dico quello che penso io. Io penso che ognuno di noi è come una formichina. Siamo tante formichine oggi. Però ricordiamoci che le formiche, piccole come sono, e col piccolissimo peso che ognuna si mette sulla testa, fanno quelle costruzioni spettacolari che sono i formicai, che sono come le piramidi, degli egiziani, capito? Cioè le formichine sono meglio degli egiziani.
Allora noi dobbiamo essere formichine e costruire quelle piramidi. Perché se siamo formichine, le formiche perché arrivano a costruire? Ragazzi, guardate che bestiale, io quando ero piccolo osservavo sempre le formiche, per questo parlo di loro, e voglio essere come loro, perché mi piaceva guardarle. Quelle che cosa fanno? Si mettono così in testa, si mettono, hanno la pazienza di mettersi in fila e sanno dove devono andare e le portano tutte in quel posto, capito? È la chiarezza della direzione, sanno dove andare, sanno il valore di ciò che stanno facendo, lo sanno, lo conoscono, altrimenti non lo farebbero. Allora guardate, noi dobbiamo ammirare, diventare cittadini attivi, sembrano parole difficili, no, formichine. A me quando mi chiede l'avvocato, ma lei che cosa vuole fare? Voglio fare la formica, c'è lui, quindi mi guardo e dice scema, è vero che sono scema, però in quel momento io voglio dire una cosa precisa, io voglio fare la formica, io mi auguro di diventare formichina, di essere belle, dignitose, utili, come le formiche. Non dovete fare, dobbiamo fare i fuochi d'artificio, capito? Perché i fuochi d'artificio gli artificieri, noi ci siamo cose di fare fuochi d'artificio, non ne sappiamo fare fuochi d'artificio. Io faccio l'avvocato, la giurista, la no, cucino, cucino questo. A posto. E quindi l'augurio che io vi faccio in questo momento che finisco di parlare è di essere ottime formichine. Ottimi e ottime formichine. Grazie davvero Adriana per l'intervento che hai fatto, mi aveva avvertito che era un intervento abbastanza appassionato e lo è stato. Grazie anche a voi che siete riusciti a tenere un'attenzione soglia altissima. Adesso io passo la parola a Mirko Trappè e Fabio Amici nel non facile obiettivo di intervenire dopo l'intervento così passionale e importante. Nel frattempo mi unisco anche ai ringraziamenti, volevo ringraziare Pasqualino Luzzi, Michele Rossi, Beatrice Binari e Franco per aver collaborato alla riuscita di questa iniziativa. Fabio Amici del Consiglio regionale consumatori utenti e Mirko Trappè che è stato responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione dell'era Marche. Vi chiedo veramente, questa è l'ultima sessione della mattinata e allora, posso dire una cosa brevissima, ragazzi, cioè avete una penna, ciascuno un foglio di carta? Allora vi chiedo semplicemente di se qualcuno di voi ce l'ha, se lo segna, poi lo divulgate tra di voi. Esiste un sito della Regione Marche dove voi potete trovare dei documenti importanti e notizie che vi possono interessare e vi volevo dare questo il link di questo indirizzo che è il seguente: http://, sapete cosa sono gli slash? Quelle sbarre verticali. PA come Padova Ancona punto social, un altro punto marche.it. ecco, se voi andate su questo sito qui, nel frattempo che loro si preparano, potete iscrivervi e partecipare, oltre che praticamente mettere in pratica quello che ha detto l'avvocato Laudani. Essere formiche, andare su un sito del comune, della scuola, della regione, di qualunque istituzione e soddisfare le vostre curiosità, andare sulla parte amministrazione trasparente e dire vogliamo vedere se c'è davvero tutto. Poi ve ne parlerà più ampiamente il dottor Fabio Amici, specialmente ai docenti, illustrandovi questo piccolo laboratorio pratico. Grazie. Io volevo
iniziale, diciamo, l'illustrazione del materiale che ho portato in merito al protocollo, all'accordo che ha sottoscritto la Corte dei Conti della Regione Marche con l'ufficio scolastico. È stata fatta una scelta, a mio avviso, molto importante per fornire gli strumenti agli studenti di conoscenza, di controllo delle pubbliche amministrazioni. Perché questi obblighi di trasparenza che richiedono un impegno notevole da parte di tutte le pubbliche amministrazioni recenti di questi ultimi anni non hanno nessun valore, anzi è un costo inutile se non c'è una società civile che controlla, che è informata di questi nuovi diritti di trasparenza, di dove sono i documenti, dove sono pubblicati, gli strumenti che possono mettere in atto per ottenerne la pubblicazione qualora ci siano delle carenze e dei ritardi. Per far questo c'è questo protocollo che adesso vi leggo, quindi questo serve a voi studenti ed anche ai docenti e dirigenti scolastici per metterlo in atto, perché questo impegno che ha assunto l'ufficio scolastico regionale, che è l'organo regionale in materia di istruzione, quindi università, scuole di qualsiasi ordine grado, voi dovreste pretendere che venga messo più in atto, realizzato nelle vostre scuole. Il protocollo dice questo: l'ufficio scolastico regionale per le Marche, in persona del direttore generale dottoressa Maria Letizia Milina e la procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le Marche, in persona del procuratore regionale professor Maurizio Mirabella, si impegnano a promuovere un programma di attività con particolare riferimento all'educazione alla legalità. Ed è qui adesso il punto forte, perché non si ferma lì l'educazione alla legalità, a non fare bullismo, a rispettare le regole, ma anche all'educazione alla legalità e alla deterrenza, al controllo e al contrasto delle illiceità in tutte le attività amministrative che comportino impiego di risorse patrimoniali e di risorse finanziarie pubbliche, finalizzate a realizzare programmi o opere destinate a soddisfare esigenze e bisogni della collettività nazionale e delle collettività locali o a erogare servizi pubblici. Io parto da un presupposto per rendervi, diciamo, per rendere conto dell'importanza del vostro impegno civico. L'Italia è un paese in cui c'è una tassazione elevatissima. I redditi del lavoro e di altra natura delle vostre famiglie, dei vostri genitori, purtroppo una parte consistente viene sottratta alla fonte, gli stipendi dei vostri genitori, e una parte degli stipendi viene trattenuta dallo Stato. Quando si acquistano prodotti, si paga l'IVA, una parte di queste risorse vanno allo Stato, che deve provvedere a erogare servizi, devono essere servizi di qualità. Quindi quando voi dovete soddisfare le vostre esigenze, acquistare un motorino, acquistare un cellulare, spesso i vostri genitori vi dicono: ma mi dispiace, ma i soldi del bilancio non bastano, perché io devo affrontare le spese, pagare l'affitto, quindi mi dispiace, vi negano dei beni, dei valori a cui voi aspirate. E l'Italia è un paese in cui la tassazione è elevatissima, ma è anche uno dei paesi, in base alla graduatoria di Transparency International, è più nelle classifiche dei paesi corrotti, dove c'è una percezione della corruzione che è veramente elevatissima, è uno degli ultimi paesi. Quindi ecco l'importanza del vostro impegno civico tramite il controllo delle pubbliche amministrazioni, l'osservanza delle norme da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi adesso vediamo la situazione, un altro punto che vorrei toccare, la situazione nella nostra regione, perché la professoressa Laudani, l'avvocato, ha parlato della Sicilia, si parla spesso della Campania, ma vediamo nella nostra regione quali sono i segnali, quali sono. Ecco, io vi pongo alcune notizie anche fresche, recenti. Per esempio Corriere Adriatico, 10 novembre 2017, quindi siamo recentissimi. Mutui per 5 milioni dalla Banca delle Marche a imprenditori legati all'Andrangheta. Resto del Carlino, 10 novembre 2017. Anche i prestiti di Banca Marche per avviare le imprese della mafia. Se ci pensiamo, questo è agghiacciante. Quando io andavo a scuola da ragazzino, mi avevano regalato un salvadanaio nelle scuole elementari, nelle scuole medie, per il significato, il valore del risparmio, la fiducia delle banche, io lavorando presso una cassa di risparmio, quindi era il risparmio un motore primario della società, iniziale dagli studenti. E quindi vediamo che alcune banche, Banca delle Marche, una banca nostra,
voi avrete seguito le vicende che hanno coinvolto, purtroppo le vicende giudiziarie che coinvolgono attualmente la Banca delle Marche, come altre banche sparse per l'Italia, in cui magari i vostri genitori avevano investito dei risparmi che si sono trovati con dei capitali azzerati. E quindi, di seguito a questa vicenda, il deputato Lodolini ha presentato proprio il 10 dicembre un'interrogazione al Parlamento per sapere quali iniziative si intendono adottare per prevenire e contrastare il proliferare della criminalità organizzata nel territorio regionale, quindi si parla di Regione Marche. Poi, se vogliamo proseguire in queste notizie, che io ho scritto su questi documenti che poi pubblicheremo in questa pagina che diceva prima il Presidente Carlo Catarelli sul social network della Regione Marche. Vediamo Macri. Macri era il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Ancona, quindi il massimo organo in materia penale, adesso è andato in pensione. Siamo il 7 luglio 2017. Giustizia allarme, il magistrato Vincenzo Macri parla di una Ancona che ha un substrato sociale marcio, c'è un intreccio di lobby, di poteri forti, consociativismo, tutele reciproche grazie alle entrature nelle istituzioni, alle amicizie, il collante è la massoneria. Abbiamo poi altre affermazioni analoghe di altri magistrati, Palumbo, procuratore di Pesaro, gravissime, sempre su questo documento. Poi passiamo un attimo a vedere la nostra regione, la Regione Marche, che nel 2014, vi faccio vedere la normativa, anche su richiesta nostra come associazione di consumatori, perché ogni anno le pubbliche amministrazioni devono aggiornare i piani di prevenzione della corruzione, lo devono fare anche entro il 31 gennaio di ogni anno, e devono chiedere consigli alla società civile, ai cittadini, agli studenti. Ma purtroppo per molti anni lo fanno in modo abbastanza clandestino, senza informare che c'è questa possibilità. Però noi ci siamo attivati, abbiamo dato consigli e suggerimenti. Alla nostra regione abbiamo detto: fate come altre regioni, una legge seria per contrastare la corruzione. E la nostra regione l'ha fatto. Nel 2014 ha emanato una legge con la quale veniva istituito un comitato regionale a cui dovevano far parte le massime autorità, prefetti, questori, ufficio scolastico, corte di conti e quant'altro, con la giunta Regione Marche. Siamo nel 2014, una legge per contrastare la corruzione, per anche sensibilizzare le scuole, la cittadinanza attiva. E beh, questa legge abbiamo scoperto che sono 3 anni che esiste e non è stato fatto nulla. È stata fatta una nuova legge il 7 agosto 2017, numero 27, con la quale è stata abrogata la precedente legge, con la quale ci sono ottimi intenti di istituire sempre un comitato con i prefetti. E noi abbiamo scritto, proprio la lettera l'ho mandata ieri, è pubblicata, alla giunta Regione Marche per mettere in atto questa realtà. Perché vediamo che in Italia abbiamo delle leggi che sono meravigliose, ma spesso sono solo apparenti. Io faccio una premessa: queste normative sulla trasparenza, questi nuovi diritti che sono di un'importanza enorme rispetto al passato, e questi nuovi diritti, perché il nostro governo, perché l'Italia ha regalato questa trasparenza ai cittadini, che è uno strumento veramente che può anche andare contro eventuali leggi o eventuali azioni che possono essere messe in atto dal politico o dal dirigente pubblico che sia. Ma voi pensate che veramente se l'è sognato il governo italiano all'improvviso ci ha regalato la trasparenza? Io credo di no. Noi apparteniamo all'Unione Europea. Transparency International è un'associazione accreditata in tutto il mondo che ogni periodicamente aggiorna la graduatoria dei paesi corrotti, e l'Italia è in fondo. E l'Unione Europea pretende dallo Stato italiano leggi sempre più incisive, sempre più forti per contrastare la corruzione, e la medicina più importante per contrastare la corruzione è la trasparenza, quindi leggi sempre più incisive. Però purtroppo queste leggi spesso apparentemente esistono, ma nella realtà se andiamo a scendere nel particolare non vengono osservate. Voi pensate che ogni pubblica amministrazione ogni anno dovrebbe fare la giornata della trasparenza per presentare i piani delle azioni delle performance, che sono gli obiettivi che si prefigge. Questo esiste dal decreto legislativo 150 del 2009, quindi esiste quasi da un decennio, e molte pubbliche amministrazioni non lo fanno, e noi dobbiamo arrivare addirittura a fare delle diffide. Ci sono delle normative che sono totalmente inapplicate, come la normativa sulle carte dei servizi. Un decreto del 1994, quindi sono 23 anni che è in vigore, un DPCM,
che tra l'altro prevede delle sanzioni per la mancata osservanza di questa direttiva amministrative e disciplinari a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti. Prevedeva l'obbligo per ogni pubblica amministrazione che eroga servizi, per ogni servizio che eroga, di emanare la carta dei servizi. La carta dei servizi deve contenere gli standard di qualità dei servizi, standard generici e specifici. Ed è quello il punto forte: se la pubblica amministrazione non rispetta lo standard, deve pagare un indennizzo al cittadino. Ma vi rendete conto dell'importanza di questa norma che esiste dal 1994? Noi siamo abituati che come cittadini, se trasgrediamo una norma, c'è subito una sanzione, devi pagare. Io ho ricevuto un verbale 10 giorni fa di una sanzione e violazione del codice della strada. E pago, mi arriva la sanzione, hai commesso questa violazione del codice della strada, devi pagare la sanzione, pago. Questa normativa del 1994 è bellissima, prevedeva un indennizzo, un risarcimento al cittadino quando la pubblica amministrazione non riusciva a rispettare quello standard, che deve essere uno standard sempre misurato normalmente con le associazioni dei consumatori, con la società civile. Questo è importantissimo, vale nel trasporto pubblico, vale nella raccolta dei rifiuti. Se questa norma viene rispettata, voi capite che la pubblica amministrazione, anziché pensare ad altre cose che magari deviano da quelle finalità pubbliche, devono pensare a mantenere quell'obiettivo, a dare servizi di qualità. Beh, questa norma nella nostra regione, a differenza di altre regioni, purtroppo è stata quasi totalmente disapplicata. Nella sanità, se voi andate sul sito dell'ASL Marche e vedete in amministrazione trasparente, ecco i laboratori. In amministrazione trasparente c'è una delle varie voci, sono servizi erogati, e all'interno lì ci deve essere un link che c'è scritto carte dei servizi e standard di qualità dei servizi. Andate a vedere cosa c'è. Ma ecco l'importanza di quello che potete fare voi. Voi vi dovreste munire, e su questo dovrebbero essere scuole ad imparare a fare questo, a utilizzare lo strumento dell'accesso civico. Lo strumento dell'accesso civico ha una forza notevole, perché presso ogni pubblica amministrazione c'è un responsabile dell'accesso civico al quale si deve inoltrare la richiesta da parte di un cittadino per vedere quello che manca sul sito. Voi dovete entrare sul sito di un comune, di un ASL, dell'ERA, perché io l'ho fatto con l'ERA Tomasi, quando io ho dedicato 30 anni della mia vita a controllare le pubbliche amministrazioni, sono un funzionario della ragioneria dello Stato in pensione ormai da 5-6 anni. Devo ringraziare il Ministero che mi ha istruito, mi ha formato per controllare il rispetto della legalità da parte delle pubbliche amministrazioni della nostra regione, ministeri, capitanerie di porto, caserme, eccetera. E mi sono dedicato in questi ultimi anni che sono in pensione, ma lo faccio a titolo di volontariato, per far osservare queste leggi, che sono importantissime. Allora che ho fatto? Le ho studiate e ho capito che potevo fare moltissimo, perché munendomi di una posta elettronica certificata, che ve lo consiglio perché oggi è uno strumento, è come una raccomandata, quindi a costo zero, una posta elettronica certificata che mi consente di scrivere tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata ad un comune, all'ASL Marche, alla regione, alla provincia, cosa che ho fatto. E ho creato, credetemi, una rivoluzione in quest'ambito. Sono l'unico forse delle Marche che ha fatto questo. Io facevo accessi civici, ho controllato il sito del vostro comune, il sito dell'ASL Marche, il sito dell'ERA Marche, poi vi racconterà la storia, perché qui abbiamo l'avvocato Trappelli, abbiamo la fortuna di averlo in pensione, è stato il responsabile della prevenzione della corruzione dell'ERA Marche. L'ERA Marche è un ente strumentale della regione importante, le case popolari di tutta la regione Marche. E adesso siamo diventati amici, ma all'epoca lui un bel giorno si diceva un accesso civico, e siamo 3-4 anni fa forse, e arriva l'accesso civico, ma chi è sto pazzo? Amici, dottor Amici, cittadino che fa l'accesso civico, che dice che mancano sul sito alcuni documenti, e io che devo fare? Poi vi racconterà lui come l'ha vissuta dalla sua parte, come avvocato, come conoscitore delle norme. Quindi io con una semplice lettera in cui ho scritto responsabile dell'accesso civico, come cittadino io chiedo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2013, chiedo la pubblicazione di questi documenti che sul sito mancano. Quando è arrivato il mio accesso civico, si è messa in moto da parte della pubblica amministrazione una serie di adempimenti che sono importanti, perché la normativa tutela e responsabilizza la pubblica amministrazione in materia di trasparenza. Attenzione, queste norme sono importantissime, ma prevedono anche delle sanzioni gravi, serie, nei confronti di tutti i dirigenti che non ottemperano a questi obblighi di trasparenza.
ci sono delle sentenze della Corte dei Conti che ha condannato sindaci, componenti dell'organismo interno di valutazione perché non hanno rispettato le norme sulla trasparenza e hanno continuato a prendere premi dichiarando che invece era tutto regolare. Quindi con lo strumento dell'accesso civico, se voi per gioco prendete il vostro cellulare o il computer e iniziate a vedere sui siti dei vari enti locali e vedere cosa manca, possono mancare i piani delle performance, le relazioni delle performance, possono mancare le carte dei servizi, e cominciate a scrivere. Voi con un'azione a costo zero fate un lavoro di quelle formiche che diceva prima l'avvocato Laudani, enorme, perché se ognuno di noi cominciamo a fare questi a titolo di gioco, faccio l'accesso civico, scrivo con una PEC all'ASUR, alla provincia, manca questo. Poi non hanno fatto le giornate della trasparenza, io ce lo metto. Ai sensi del decreto legislativo 33 del 2013 ti chiedo di fare una giornata della trasparenza in cui mi spieghi il tuo piano anticorruzione, in cui mi coinvolgi nelle strategie di corruzione che stai mettendo in atto con il piano. Non solo mettendo l'avviso sul sito sperando che nessuno se ne accorga, come faranno adesso entro il 31 gennaio del 2018 tutte le pubbliche amministrazioni, è ora di farla finita. Voi pensate che tutte le pubbliche amministrazioni ogni anno, e lo faranno anche adesso, pubblicano sul sito sperando che non lo veda nessuno perché sono obbligati a farlo, l'avviso di consultazione pubblica, facendo questo proclamo: questo è il mio piano anticorruzione triennale, devo aggiornarlo entro il 31 gennaio, la mia proposta è questa, cari cittadini, cari associazioni, datemi consigli e suggerimenti. Ma che consigli e suggerimenti possono dare se io lo faccio clandestinamente in modo che nessuno si accorge questo avviso? Se io non formo la società civile, non spiego che cos'è un piano anticorruzione, cosa deve prevedere. E quindi nessuno viene coinvolto seriamente in queste consultazioni pubbliche. È ora di farla finita perché è una presa in giro per i cittadini. Perché un ente che si rispetta, come prevede l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, deve mettere in atto durante l'anno azioni di sensibilizzazione, formazione della società civile. Perché queste norme, già chi le ha messe in atto, sapeva che se manca una società civile che controlla, che vigila, che pretende, non servono a nulla. Allora ha messo in atto degli obblighi da parte delle pubbliche amministrazioni con la delibera CIVI della numero 105 del 2010. La Commissione Indipendente Valutazione Integrità e Trasparenza nella Pubblica Amministrazione già nel 2010 aveva previsto degli obblighi per le pubbliche amministrazioni che non hanno mai ottemperato. Obblighi sulla trasparenza, fare convegni, dibattiti, forum, social network, su questi temi. Perché la società civile bisogna informarla, bisogna formarla e bisogna prepararla, fargli conoscere quali sono questi strumenti, perché altrimenti passano gli anni, si spendono soldi a palate. Si crea dei meccanismi di impegno da parte delle, entro, all'interno delle pubbliche amministrazioni per pubblicare questi dati, un lavoro enorme, ma che non serve a nulla. Ecco allora la finalità perché siamo qui, per fornirvi questi strumenti e per invitare anche i dirigenti scolastici, le scuole, a mettere in atto questo impegno che abbiamo letto prima, perché è un loro dovere, si sono impegnati, l'ufficio scolastico si è impegnato, io ho chiesto un incontro, lavoriamo in sinergia, noi andiamo presso le varie province a sensibilizzare, a dare questo seme, collaborate con noi, vi siete impegnati qui, non mi ha neanche ricevuto l'ufficio scolastico regionale delle Marche, invece la Corte dei Conti sì, il dottor De Rosa, procuratore regionale, che ha fatto, già se andate sul sito vedete le iniziative, potete lo chiedere anche voi, hanno fatto delle udienze in cui hanno fatto partecipare degli studenti come voi alla Corte dei Conti, un'udienza contro amministratori pubblici che erano coinvolti in ipotetici fatti di corruzione. Quindi ecco, questo è il nostro compito. Io, ecco, il messaggio che voglio dare è questo, fate tesoro, abbiamo avuto la fortuna di avere l'avvocato Laudani che ha raccontato la sua vita vissuta in prima linea. Voi dovete essere il nuovo esercito di cittadini attivi, voi dovete, ma le istituzioni hanno il dovere di fornirvi gli strumenti. Per esempio, io ho invitato il professore che era presente a organizzare le giornate della trasparenza, perché quando ero revisore dei conti nelle scuole, avevo delle scuole in provincia di Ravenna, a Modena, e io mi sono posto il problema, ero appassionato di queste materie, dico, ma voi le scuole sono obbligate o no a fare il piano anticorruzione, a fare il piano della trasparenza, dell'integrità, a pubblicare i dati? E chi mi rispondeva A, chi mi rispondeva B, no? Adesso lei metta verbale, dirigente scolastico, che su richiesta del revisore, dottor Amici, bisogna chiarire con l'ufficio scolastico regionale, parliamo dell'Emilia Romagna, parliamo di quello delle Marche,
e scrivere all'ANAC per chiedere chiarezza. Non è possibile che la legge entra in vigore da 3 anni, ancora ci si palleggia, ma noi non siamo tenuti, ma noi finalmente l'ANAC, grazie anche a queste richieste, 2 anni fa ha chiarito gli obblighi anche che sono tenute le scuole. E la scuola di Lugo, che sapeva il mio impegno civico nella regione Marche, mi ha invitato alla giornata della trasparenza che ho organizzato, io ho dato il comunicato al professore qui presente. Io sono disponibilissimo a venire, come sono andato a Lugo gratuitamente, per, se mi invitano a queste giornate. Quindi chiedete ai vostri dirigenti scolastici, mi spiegate il piano anticorruzione. Vi faccio un esempio molto importante. L'ANAC ha dato delle direttive alle scuole su questi piani anticorruzione come devono essere fatti. A me mi ha colpito un punto. Ha individuato l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, quali sono i settori a rischio corruzione, a rischio favoritismi nelle scuole. Uno di questi è la vostra valutazione. La vostra valutazione è importante o no? Se voi siete un figlio di nessuno, figlio di un operaio, di una persona anonima, spesso potreste essere penalizzati perché magari il vostro amico che è figlio di un sindaco, è figlio di un politico, è figlio di un industriale, magari nella valutazione potrebbe aver avuto qualche favore, potrebbe averlo. Allora l'ANAC ha detto nel piano anticorruzione che devono fare le scuole, e il vostro esiste presso è l'ufficio scolastico regionale che è responsabile della corruzione, ma ve l'ha spiegato mai nessuno? O ai docenti che insegnano, hanno coinvolto in questo piano anticorruzione? A me mi risulta di no a molte scuole, dico, ma lei, scusi, che lavora in questa scuola come docente, il piano anticorruzione dell'ufficio scolastico regionale che esiste da 2 anni, ma non sapete che esiste? Ma non hai coinvolto nessuno? No. E quindi, ecco, pretendete questo, perché allora entrate nel vivo della materia, avete dei laboratori reali. La scuola vi spiega il suo piano anticorruzione. Uno di questi temi è questo. L'ANAC ha suggerito nel piano anticorruzione di stabilire a priori con quali criteri valutare gli studenti. E questo vi interessa, vi tocca. Allora voi potrete approfondire il piano anticorruzione, vedere questo aspetto e vedere che cosa dice il piano anticorruzione e pretendere che venga messo in atto. Dove stanno questi criteri di valutazione degli studenti? Io voglio saperlo prima. Perché io voglio sapere se tu mi bocci o se tu mi mandi, mi penalizzi, mi dai un voto basso, con quali criteri mi valuti? E questo dovrebbe essere sul piano anticorruzione, quindi mi tocco argomenti che quotidianamente voi vivete. Quindi ritornando a noi, ecco, la legge della Regione Marche, noi abbiamo sollecitato proprio ieri con una lettera che ho mandato alla Regione Marche, e lo troverete su questo documento che pubblicheremo su questa pagina del social network, di emanare questa legge, perché non è giusto che una legge è stata emanata nel 2014, poi non è stata applicata, ora abrogata con una nuova legge, non viene messa in atto. È un passo importante. Abbiamo chiesto per esempio alla Giunta Regione Marche di fare un tavolo permanente sulla trasparenza nella nostra regione, sul contrasto della corruzione, con tutti i prefetti, con la Giunta Regione Marche, con la Corte dei Conti, ce l'hanno approvato. Il Presidente della Giunta era d'accordo, l'abbiamo trasmesso ai prefetti delle Marche e la Prefettura di Ancona, come capoluogo di regione, ha mandato il progetto al Ministero dell'Interno per un parere, il quale ha chiesto il parere all'ANAC e sembra che gliel'abbiano dato e sia favorevole. Quindi tra qualche giorno può darsi che riusciamo a realizzare questo passo in avanti. Quindi un tavolo in cui ci si siedono i prefetti, come avviene in altre regioni, perché attenzione, noi cerchiamo di studiare perché oggi è importante la conoscenza è potere, l'informazione è potere. Quindi voi dovete essere anche, devono essere insegnanti a spiegarlo, queste cose, insegnanti di diritto, dovete conoscere questi meccanismi nuovi, queste normative. Perché grazie a queste normative potreste pretendere dalla Regione Marche, magari scrivete anche voi, perché no, lo potete scrivere come scuola alla Giunta Regione Marche. Caro professor Ceriscioli, presidente della Giunta, ci risulta che c'è una legge, vi do il numero, la legge regionale 7 agosto 2017 numero 27, che prevede l'istituzione di questo organismo importantissimo per la società marchigiana, visto che ci sono queste notizie sulla corruzione, qui sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nella nostra regione. Caro Ceriscioli, noi vogliamo che tu la metti in atto, caro professor Ceriscioli, cari prefetti, c'è questo progetto, come avviene in altre regioni, di un tavolo per contrastare la corruzione. Noi abbiamo adesso dei flussi di miliardari per la ricostruzione del post terremoto, e lì la criminalità organizzata si muove dove c'è denaro, nella sanità, nella ricostruzione,
Allora noi vogliamo che questi strumenti, come avvengono in altre regioni, vengano messi in atto subito, perché sono soldi che vengono meno a voi. Che futuro avete voi con la corruzione? Se le risorse pubbliche che vi tassano le vostre famiglie non vengono utilizzate per servizi per voi, servizi di qualità, ma vengono utilizzate per finanziare la criminalità organizzata, per favorire appalti a favore della criminalità organizzata, della mafia. Ma avete visto anche gli scandali nell'università, che favoriscono figli di docenti, figli di baroni nei concorsi, e non sono concorsi per merito. Gli studenti più meritevoli sono costretti ad andare all'estero. Questo vi tocca, voi studiate, vi impegnate con sacrifici enormi, ma che futuro avete occupazionale? Voi pensate che veramente il governo e la politica pensa principalmente come dovrebbe a voi, al vostro futuro? Oppure viene distratto questo obiettivo? Quindi impegnatevi, datevi da fare. È una raccomandazione alle scuole. Imparate queste nuove norme. Vi faccio questo esempio, poi vi lascio. Questo decreto legislativo di cui parlava prima l'avvocato Laudani, che è un passo avanti, ma grazie all'Europa che lo vuole, ha fatto anche una marcia indietro enorme. Io sono al tavolo del Comitato Regionale Associazione di Consumatori ed Utenti della Giunta Regione Marche. Le pubbliche amministrazioni ogni anno, nell'aggiornare il piano della trasparenza e dell'integrità, dovevano chiedere il parere a noi, associazioni di consumatori, e io li ho dati, a differenza di altre associazioni che non hanno fatto. Sapete cosa ha fatto il decreto legislativo 97 del 2016? Io, quando ho letto la bozza, ho subito la proposta di questo decreto, ho subito avuto il sospetto. Questo decreto prevedeva che il piano della trasparenza e dell'integrità venisse abolito e la materia della trasparenza confluisse nei piani triennali della prevenzione della corruzione. Allora io ho subito pensato, ma se aboliamo il piano della trasparenza, e la normativa prevedeva che noi dovevamo ogni anno dare il parere sui piani della trasparenza, è un modo per arrivare a questa conclusione. Non serve più il parere obbligatorio delle associazioni dei consumatori. Dico, ma come? Anziché potenziare i nostri pareri, lo eliminano. Ho avuto il sospetto, sono andato a Roma, ho scritto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ho preso un appuntamento con il Ministero dello Sviluppo Economico, il massimo dirigente, ma io voglio chiarezza. Questo disegno di legge, decreto legislativo, è da interpretare in questo senso. A forza di insistere mi hanno detto sì. Quindi un passo indietro sulla trasparenza, ma nessuno ne parla. Nessuno ha parlato a livello nazionale, nessuna associazione dei consumatori più potente della nostra ha reagito. Che cosa vuol dire allora? Che ognuno vuole la trasparenza a casa degli altri. Spesso questo viene detto. E quindi attenzione, sono dei valori che ci ha dato l'Unione Europea per una società migliore, ma non deve rimanere un'utopia. E come ci sono stati dati, ci possono venire tolti. La pubblica amministrazione non corre spesso per fare fronte a queste norme. Noi abbiamo delle diffide nei confronti di diversi comuni, delle Marche, dell'Asur Marche, perché vogliamo che questa normativa qui, che preveda sanzioni nei confronti dei dirigenti che non hanno applicato questa norma dal 94, che ha penalizzato tutti, che venga messa in atto, perché se una norma prevede che se non rispetti questa norma ci devono essere delle sanzioni amministrative e disciplinari nei confronti dei dirigenti pubblici che prendono premi ogni anno, no? Spesso non collegati, che venga messa in atto. Se un cittadino non rispetta la norma, paga, e la pubblica amministrazione deve avvenire lo stesso, soprattutto quando c'è una norma che lo prevede. Quindi io vi invito a fare questo, laboratori di cittadinanza attiva insieme ai vostri docenti, scrivete ai comuni, munitevi di una PEC, perché attenzione, fate l'accesso civico entro 30 giorni, se non ottempera la pubblica amministrazione, dovete poi scrivere al sostituto dell'accesso civico, che deve provvedere, se no scrivete all'ANAC. Quindi voi, se iniziate per gioco a fare questi accessi civici, li seguite, vedete che è piacevole, perché alla fine vedete un'amministrazione che è costretta a rispondere. Lo potete fare con il Comune di Milano, io l'ho fatto con il Comune di Roma, l'ho fatto anche con l'ANAC, con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, io ho mandato un accesso civico, perché dico, voi dovreste dare l'esempio. E voi dite, circolari che devono fare le giornate della trasparenza, l'avete fatte mai? Avete le carte del servizio? Ho fatto l'accesso civico all'ANAC. E sapete cosa ha creato? Io non sono nessuno, più piccolo, ha creato che loro si sono posti il problema. Noi siamo autorità indipendenti in questo organismo nazionale, quindi dobbiamo disciplinare anche le nostre attività. E hanno fatto poi una consultazione pubblica, hanno dato le direttive sulle autorità indipendenti. Noi abbiamo una società aeroportuale, quindi l'aeroporto di Falconara Marittima, di Ancona, e che non aveva ancora un responsabile della prevenzione della corruzione, non si era accorto nessuno. Avevamo l'Agenzia Sanitaria Regionale delle Marche, hanno fatto dei convegni all'università dove c'erano tutti
tutti massimi illustri esperti in corruzione nella sanità, professori universitari. Mastro Vincenzo, il presidente del Consiglio regionale, 3 giorni di full immersion sulla corruzione e la sanità. Nessuno ha sollevato il problema, se non il sottoscritto, che l'agenzia sanitaria regionale della nostra regione non aveva, in violazione delle norme, ancora emanato un piano anticorruzione. Non aveva un responsabile della prevenzione della corruzione. Allora si parla spesso di corruzione, di trasparenza, belle parole, fanno acquisire voti, ma poi nella realtà cosa si fa? Dobbiamo essere attivi, dobbiamo trovare qualcosa da fare, darvi delle indicazioni pratiche, non solo teoriche. Io vi lascio qui perché ho superato il mio tempo. Grazie infinite, grazie di voi.